La plastica ormai è diventato un problema importante. Se pensiamo che ci sono dei dati statistici che dicono che se entro il 2050 facciamo finta di nulla, avremo più plastica in mare che pesci, anche perché la plastica non è solo la bottiglietta di plastica, ma sono anche le microparticelle che comunque stanno nel mare, che comunque alla fine li ingeriscono i pesci e quindi anche noi. Noi come Regione Abruzzo siamo molto sensibili su questo discorso. Io voglio ringraziare l'università, voglio ringraziare il magnifico rettore, tutti i componenti, tutti i protagonisti di questo progetto. È un progetto pilota che praticamente consiste nel togliere la plastica dal mare. È un progetto pilota, è un primo passo per poi magari portare questo progetto anche agli altri paesi della costa adriatica, quindi anche fuori dall'Italia. Quindi noi come Regione Abruzzo, insieme a tutti gli attori, saremo veramente i protagonisti che hanno dato via a questo progetto di sensibilizzazione verso la plastica nel mare. Prima mi è venuta in mente una cosa, no? Io sono un architetto e immaginiamo di togliere una quantità tanta di plastica da in mezzo al mare, perché non ipotizzare, togliamo questa plastica, ricicliamola e rimettiamola, questa plastica, di nuovo in mare, magari sotto forma di barche, sotto forma di battelli, sotto altri tipi di forme. Quindi questo deve essere il senso. E da una parte quindi le istituzioni che operano, da un'altra parte però anche a livello culturale dovremmo sicuramente sensibilizzare dalle scuole, dai bambini più piccoli, per far capire che l'ambiente è di tutti.